Cominciamo versando nel boccale 250 g di latte alla temperatura di 37 gradi per 3 minuti alla velocità 2, 120 g di zucchero, 10 g di lievito di birra, aroma all'arancia oppure vanillina, per un minuto alla velocità 3. Ora uniamo 500 g di farina ed un uovo, per 20 secondi alla velocità 4, mezzo cucchiaino di sale ed azioniamo spiga per 4 minuti. Nel frattempo aggiungere dal foro 50 g di burro, o sciolto o ammorbidito in piccoli pezzetti. Assorbito bene il burro, dividere l'impasto in due parti uguali. Preparare in una ciotolina 40 g di cacao amaro con un goccino di latte fino a formare una piccola cremina. Con la lama sempre in azione spiga, aggiungere il cacao con un cucchiaio. A questo punto otterremo due impasti, uno bianco ed uno al cacao. Copriamoli e facciamoli lievitare fino al raddoppio, ci vorrà circa un'ora. Dopo la lievitazione, togliere prima l'impasto con il cacao e stenderlo su un piano infarinato, formando un rettangolo. Sciogliere del burro e spalmarlo con un pennello. Ora andiamo a prendere l'impasto bianco ed adagiamolo sopra quello al cacao, aiutandoci con le mani e con il mattarello. Dando la forma di un rettangolo. A questo punto fare dei piccoli taglietti distanziati di 8 cm e dividere l'impasto in strisce o con un coltello affilato o con una rotella. Poi tagliamolo a metà formando dei piccoli rettangoli. Prendiamo il singolo rettangolo e tagliamo delle strisce fino alla metà per poi arrotolarlo e formare i flauti. Metterli su una teglia con carta forno e lasciarli riposare coperti per un'altra mezz'ora. Prima di infornarli possiamo spennellarli delicatamente con un pochino di latte. Infornarli a forno preriscaldato a 180 gradi per circa 20 minuti. Sono ottimi farciti con la cioccolata. Potete decorarli a vostro piacere. Io ho scelto zuccherini a fiore e sciroppo di glucosio. Grazie a Veronica Mirabella per la sua ricetta